Salve, quella che vi vado a presentare è la versione di Ubuntu con GNOME Shell. Si chiama Ubuntu GNOME Remix 12.10. Quindi è stato, in questo caso non c'è Unity, quindi è stata abbandonata Unity come desktop environment. Quindi chi ama GNOME Shell ha questa possibilità di scegliere Ubuntu già con GNOME del default. E iniziamo a esplorare questo sistema operativo. Andiamo su attività e andiamo a vedere il browser. Il browser in questo caso ve lo faccio vedere, questo di qua. Il browser di default si chiama semplicemente web. Ecco qua, vedete la dicitura, si chiama web ed è minimale, praticamente non, senza fronzoli. Vi faccio vedere informazioni. Quindi si chiama semplicemente web ed è il 3.6.1. Qua vi dice una semplice, pulita, bella versione del web basato su WebKit 1.10.0. È semplicissimo, ha una particolarità, quella di non poter scegliere la pagina iniziale all'apertura del browser. Praticamente cosa succede? In automatico. Ora apriamo una nuova scheda, vediamo, nuova scheda. In automatico lui praticamente all'apertura, il browser, parliamo del programma ovviamente, il browser vi indirizza nella pagina che avete visitato di più. In questo caso io ho visitato di più Google, quindi mi dà Google come pagina iniziale. Eventualmente visitate Facebook o qualche altro sito, o tipo il Corriere della Sera, si apre la pagina più visitata, quindi quella che è stata più utilizzata di recente. Quindi ha questa particolarità. E come vedete, qua c'è un piccolo menu segnalibri, quindi non c'è una barra segnalibri. La segnalibri si apre diciamo quello che avete conservato qua, lo potete fare anche in questa rotellina qua, quindi segnalibri, e vi dai i segnalibri che ci sono qua, GNOME, Google, quelli che ho segnato io come preferiti. Vediamo se c'è qualche altra cosa da dire, preferenze, vabbè, esploriamo preferenze, quindi tipi di carattere, privacy, lingua, insomma queste cose così. Su questo web, ora chiudo qua. Questo browser praticamente io l'ho abbandonato, cioè l'ho messo in secondo piano perché ho preferito installare Firefox, che è questo di qua. Questa è l'icona del browser che abbiamo visto prima, che vede il default su questo sistema operativo, quindi su Ubuntu GNOME Remix e 12.10 ovviamente. E quindi ho installato il Firefox, che lo ritengo migliore insomma come browser. Poi andiamo dunque sul Software Center. In questo caso il Software Center si chiama semplicemente Software. Software, io ho solo delle fotografie di questo sistema, di questo programma del Software Center, perché praticamente ho installato Ubuntu Software Center, quindi io ho fatto una modifica, perché essendo uno smanettone non mi sono accontentato di quello che ha portato il sistema operativo, perché obiettivamente non era all'altezza di quello che cercavo io. Quindi praticamente ho installato l'Ubuntu Software Center, che lo ritengo superiore, anche all'Ubuntu Software Center lo ritengo superiore. L'ho preferito e vi faccio vedere l'istantaneo che ho fatto praticamente. Ora mi sposto anch'io. Ecco qua. Praticamente ho fatto delle istantanee di quel software center che era installato, diciamo, di default su questo sistema operativo, perché l'ho fatto estinguere praticamente. Ho installato l'Ubuntu Software Center agli aggiornamenti che ho fatto, ai primi aggiornamenti. L'Ubuntu si è praticamente sostituito a quello che c'era inizialmente, che si chiamava semplicemente Software. Vi faccio vedere la prima immagine, fatta un'istantanea praticamente, prima di essere estinto.
Scusatemi, è una cosa di smanettone, chi smanetta cerca sempre di migliorare il proprio sistema operativo. Quindi inizialmente questo sistema operativo cosa porta? Questo software center. Ecco qua, in questo caso era nella fase di aggiornamento. Praticamente vi faccio vedere la prossima fotografia. Ecco qua. Allora, praticamente questa era la pagina che si vedeva, la schermata che si vedeva, la skin del software. C'erano qua, come vedete, c'erano le tematiche, quindi accessori, comunicazione, grafica, internet e cose varie. Qua si cercava il programma da trovare, da installare o da disinstallare. Si cercava il programma e poi qua si vedeva una barra di ricerca che avanzava e poi uscivano non delle icone, ma uscivano dei veri e propri pacchetti dei programmi. Quindi escono i pacchetti, tipo gestione pacchetti, i pacchetti dei programmi in cui c'era da verificare qual era il programma che avevate cercato, che c'erano tutte le iniziali con il programma, ovviamente. La descrizione del pacchetto e il programma. Dovete selezionare il pacchetto e quindi installare il programma. Quindi per chi per la prima volta va su Linux, questo sistema operativo non è consigliabile con questo software center, perché è più un gestore di pacchetti che un software center. Quindi praticamente non c'era nessuna icona del programma e neanche la descrizione del programma. Quindi si deve andare per esperienza. E dava anche dei problemi ad installare Flash Player. Lasciamo perdere questo problema, però l'interfaccia grafica di questo software non è stato di mio gradimento e penso che chi installa questo sistema operativo deve essere abbastanza pratico in questo, perché se uno da Windows passa a Linux vede quei pacchetti non ci capisce niente. Quindi ho abbandonato di mia spontanea volontà questo software, che si chiama proprio software. Software Center, che qua si chiama Software, sempre sviluppato dal Temignon, e praticamente era un insieme. Andiamo in quella precedente. Praticamente era il software, questo di qua c'era l'installazione dei programmi, quindi c'era il Software Center più il gestione pacchetti, quindi faceva entrambe le cose. Ora io installando l'Ubuntu Software Center cosa è successo? Il gestore aggiornamento, il gestore pacchetti, cioè, è diventato il gestore aggiornamento, quindi si è distinto e separato. Quindi ho ora un Software Center che è l'Ubuntu Software Center più il gestore aggiornamento, perché prima era integrato nel Software Center, quindi c'era la parte integrata del gestore pacchetti che si facevano gli aggiornamenti e era integrato con il Software Center. Ora io ho un po' smanettato, quindi ho modificato la cosa. Mi sono creato un mio software center più gestore aggiornamento dei pacchetti. Però chi utilizza per la prima volta il sistema operativo, questo che sto presentando, si trova questo software che sarebbe il software center. E ve lo dico, ve lo ripeto, è scarno, quindi praticamente non ci sono descrizioni né icone dei programmi, quindi si vedono solo dei pacchetti in fila. Quando fate gli aggiornamenti vedrete i pacchetti che vengono scaricati e poi quando sono già installati nel sistema operativo c'è questa icona così, non so se si vede bene. Comunque chiudiamo queste immagini che ho preso per descrivervi un programma che ormai si è estinto perché sono stato io a rimuoverlo, però di default viene quello di là. Io ho installato l'Ubuntu Software Center, poi chi lo vuole fare lo fa ovviamente, a rischio proprio. A me funziona benissimo. Questo è l'Ubuntu Software Center, come vedete ci sono le descrizioni dei programmi, ad esempio questo, informazioni, e in questo caso vi dà le informazioni del programma. In questo caso vi dà le informazioni con l'anteprima del programma, quindi come vedete è molto più pratico di quello che porta di default. Quindi io scelgo sempre questo di qua come software center, anche perché è semplice e veloce e poi vi dà la descrizione. Chiudiamo questa parentesi. Vi posso dire anche, magari, non lo so, per installare, poi magari vi darò alla fine la stringa finale, come installare, ma è semplice da installare.
E poi cosa c'è da vedere? C'è lo strumento di personalizzazione, mi sono un po' appuntato le cose perché descrivo un sistema operativo un po' complicato. Questo è lo strumento, si chiama strumento di personalizzazione, è una specie di tweak, diciamo di Ubuntu tweak. C'è l'estensione della shell, poi file, finestre, quindi potete un po' modificare le finestre. La scrivania, qua c'è una nota dolente, praticamente qua è messo l'icona del computer visibile sulla scrivania, ma non si vede, come vedete non si vede niente. Quindi o su on o su off non si vede l'icona. E anche questa, icona home visibile, icona computer, sono messa sull'on ma non funziona, cioè non si vede l'icona, quindi praticamente non funziona questa applicazione. Qua potete scegliere altre cose, mostro dato orologio, tema, tipi di carattere, insomma queste sono cose un po' conosciute. In questo caso si chiama strumento di personalizzazione, sempre fatto dal team GNOME, però come vedete non funzionano alcuni tasti. Dunque, impostazione di sistema, andiamo a guardare l'impostazione di sistema. Impostazione di sistema. Il video risulta un po' lungo, io cerco di velocizzare. Postazione di sistema, qua le solite cose, il solito pannello, luminosità, blocco, aspetto, insomma, le solite cose, neanche bisogno di descrivere, insomma, perché alla fine sono sempre le cose. L'aspetto, lo sfondo che vedete qua è quello di default quando avete installato. Possiamo magari cambiare lo sfondo, ci mettiamo questo. Ecco qua. E abbiamo cambiato lo sfondo. Il default è quello di là, del tipico di GNOME Shell. Allora, impostazione di sistema, vediamo il file manager. Il file manager è praticamente il Nautilus, questo di qua. Andiamo su informazioni, il Nautilus è il 3.4.2. Chiudiamo, quindi sempre utilizzato il Nautilus per visualizzare le finestre. Questo è la home del sistema operativo. Ritorniamo sul fatto su quando ho parlato del software, quindi il software center di default di questo sistema operativo. Il software center faceva anche l'aggiornamento pacchetti, quindi praticamente io all'inizio, quindi all'installazione, di solito mi aspetto che esce l'icona con aggiornamenti disponibili. In questo sistema operativo gli aggiornamenti disponibili non vengono notificati, quindi mancano le notifiche. Quindi dovete andare sul gestore aggiornamenti, che ormai da me è diventato così, gestore aggiornamenti. Ecco qua, dovete andare sull'icona che poi in quel caso sarà software perché io l'ho rimosso. Poi vi comparirà software, invece da me compare aggiornamenti perché ho messo l'Ubuntu Software Center. Sempre da fare questa premessa, cliccate su questi pacchetti così e vi cerca l'aggiornamento disponibile al sistema operativo. Questa è un'altra nota da fare, non so se è positiva o negativa, in questo caso l'ho fatta presente. Abbiamo parlato, ora vediamo un po' il pannello delle icone dei programmi. Qua c'è tutto, quindi andiamo su accessori. Accessori, come vedete, è il tipico, quello che si vede di solito su GNOME. Quindi abbiamo il reparto accessori, accesso universale. Altro non c'è niente in questo momento. Audio video, porta di default CIS, io ho installato Groove e Record My Desktop, che è quello che sto utilizzando in questo momento. Porta Rhythmbox come lettore multimediale e il riproduttore video porta il Totem, che è questo di qua, e Brasero, sempre il programma di masterizzazione. Porta un mare di giochi qua, come vedete, non ho installato niente, erano già installati, grafica, shortwell, programmi che di solito ci sono. Internet, c'è il web, quello che vi ho detto prima, quello minimale, è quello che ho installato io qua, porta Empathy, Viber, Transmission, di default.
strumenti di sistema, insomma, qua siamo sempre sul software, che sarebbe software center, in questo caso mi è diventato aggiornamento, lo ripeto di nuovo. E per evitare equivoci, impostazione di sistema, monitor di sistema, guardiamo il monitor, che ci siamo. E allora il sistema, ora vi do qua praticamente la allora, Ubuntu versione 12.10, questo è il 32 bit, kernel Linux 3.5, quindi il kernel Linux che stiamo utilizzando in questo momento è il 3.5, il GNOME Shell è il 3.6. E poi vi dà altre cose. Allora, risorse in questo momento, come vedete, ho utilizzato solo 283 MB di memoria con tutta la registrazione, quindi sempre poco rispetto a Unity già sarebbe sui 400, qua siamo sui 284. Ecco, ritorniamo a quello di prima, poi magari chiudiamo il video perché mi sto un po' dilungando. Purtroppo i sistemi operativi ci vuole un po' di tempo. Andiamo sull'ufficio, che è quello più importante, come dico sempre. E qua c'è come default, manca il LibreOffice, che è sempre di default nei sistemi Linux praticamente in questo periodo. E abbiamo il word processor ABI Word, Numeric, che è l'Excel della situazione. Poi c'è Evolution, dizionario e visualizzatore PDF. Evolution per le mail, ovviamente. Ecco qua. Penso di aver detto tutto, di aver stretto abbastanza il video perché poi si dilunga troppo. Spero sia stata esauriente la cosa. Vi ripeto, questo è Ubuntu GNOME Remix 12.10. Derivata ufficiale di Ubuntu, quindi praticamente è la parte è una delle derivate, che in questo caso invece di essere un KDE o un LXDE, in questo caso siamo su GNOME Shell. Chi non ama Unity, che fa un po' di antipatia a tutti, questo. Anche se è buono Unity e funzionale, però io sono di quelli che preferisce GNOME, con tutte le critiche che subisce. Non so queste critiche perché si fanno. Certo, ho trovato dei difetti, ma questa è la prima versione che è uscita, quindi devono un po' levare dei bug, lo dice anche il sito di riferimento. Allora, questo è tutto, vi saluto. Da Salvatore, sempre vi auguro buone feste, perché sono sempre sotto la festa. Felice anno nuovo, forse ci rivediamo di nuovo in un altro video. Perché essendo a casa faccio più video che ovviamente quando ci sono i giorni lavorativi. Un saluto a tutti, da Salvo, al prossimo video, diciamo, non so che cosa sarà, ma farò un prossimo video. Ciao a tutti, linuxiani.